life and the best place to find a lover, so the bar is where I go. Buongiorno mondo! Come potete vedere, qualcosa in me è cambiato. Sono cambiata. Sono cambiatissima. Sono appena tornata dal parrucchiere, come vedete li ho tagliati tantissimissimissimo. In realtà è arrivata anche Pesca. Ciao! Saluti a tutti! La mia mamma è diversa adesso! Pesca, saluta! Ciao! È rimasta un po' sconvolta quando mi ha visto con i capelli così, in realtà, Pesca. Mi ha guardato come per dire, mamma, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di strano. Sorella, siamo andate da questo parrucchiere di Verona che ci piace un sacco, che tra l'altro è stato anche il mio parrucchiere del matrimonio, perché volevo tagliarmi i capelli. Era da un bel po' di tempo in realtà che ci stavo pensando, ma non ne ero convinta fino alla fine, perché comunque chi come me ha avuto i capelli lunghi, e per lunghi io intendo che, se avete visto i miei video, mi arrivavano al seno, tagliarne così tanto in una volta sola è stato è traumatico. Di solito la vivi malissimo, non la vivi mai molto bene. Devo dire che invece questa volta, secondo me, era da circa 2 anni che non li tagliavo, che non facevo un bel taglio corto, ma non li tagliavo neanche mai più di tanto così. Forse perché era così tanto che non li tagliavo, stavolta ero proprio decisa a volergli dare un bel taglio. Adesso io non so quanto si possa vedere. Comunque dietro sono un pochino più corti e davanti rimangono leggermente più lunghi, insomma proprio di poco. Ecco, forse di qui si vede un pochino di più, non lo so quanto potete vedere. Comunque farò sicuramente delle foto anche quando saranno lisci, perché comunque l'effetto con il liscio si vede molto di più. Cioè, continuo a toccarmeli perché mi fa stranissimo. Cioè, mi fa veramente strano, uno, vedermi con i capelli così corto, perché non sono abituata, e due, mi fa strano, cioè, fermarmi qui. Nel senso, io ero abituata sempre a toccarmi i capelli. Voi ormai avete visto in tutti i video, faccio questo movimento. Ciao Pesca. Ciao amore. Ciao. Ciao. Vuoi stare con la tua mamma? Cioè, sì. Quindi adesso toccarli e in realtà sentire che c'è il vuoto sotto mi fa stranissimo. Però devo dire che in realtà questo taglio mi piace. Non so se a voi piacerà, fatemelo sapere giù nei commenti cosa pensate, se secondo voi sto malissimo con questo taglio, se vi piace, se non vi piace. Comunque a me piace, quindi. E mia sorella si è fatta un taglio altrettanto corto, anzi molto più corto del mio in realtà, e lei partiva già da un capello più o meno come il mio, ha fatto un taglio molto più corto e lei secondo me sta divinamente. E basta ragazzi, quindi adesso vedremo Fabio quando tornerà che cosa penserà di questo taglio. Lui non ama i capelli corti, soprattutto su di me. Io una volta me li ero tagliati ancora più corti di così, cioè erano proprio cortissimi, e me li ero fatti ultra ricci. Lui mi ha sempre detto che gli piacevo, ma in realtà io conosco mio marito e so che lui adora i capelli lunghi, so che gli piacciono quando ha i capelli lunghi, quindi gli avevo detto che li avrei tagliati poco, quindi non so come reagirà quando vedrà questi capelli. E quindi ho pensato che il modo migliore per capire se gli piaccio davvero o no con questo taglio è riprenderlo in diretta per quando mi vedrà per la prima volta. Così anche voi poi mi direte se secondo voi la sua reazione è stata vera rispetto a quello che poi mi dirà, oppure no. Adesso aspettiamo Fabetto e vediamo lui cosa ne pensa. Adesso vediamo la reazione ai miei capelli. Guardiamo la reazione che faccio. Pesca con papà. Ciao papà. Guardate la faccia. Sembri mia nonna. Dai. Che cattivo. Amore. Ma sei crudele. Sì, dai, stai anche bene. Sto male. No, stai bene, amore. Sei falso. Guarda che io l'ho detto alle ragazze che ti filmavo per vedere l'espressione schifata che facevi, perché sicuramente non ti piacevo. Ma no, stai bene. Guardami e di... Che falso del cacchio che sei! Ma sì, stai bene. Cioè, ma io posso stare con una che mi dice che sembra suo nonno? No, stai cioè, bene. Tutta tirata, appena tornata dalla parrucchiera. Parrucchiere. Non sto bene, quindi. Certo che stai bene. Falso.
Cioè, ma sei po' che ti filmi te? Beh, nel caso cambi moglie se non ti vado bene così. Bella scelta. No. Sì, non gli piace, lo sapevo che non gli piacevo così. No, stai benissimo. Falso. Buongiorno! Ciao a tutti! Siamo in autostrada, come potete vedere. Ho dovuto mettere a posto tutta la casa, ho dovuto sistemare tutto perché oggi siamo in partenza verso la destinazione segretissima che poi vi farò vedere. Tra l'altro sono anche riuscita a farmi le unghie da sola, guardate che belline. In stile marinaro. Non so quanto si veda, comunque metterò sicuramente una foto di queste unghie su Instagram per farvele vedere bene, perché volevo farle in stile marinaro e secondo me un pochino sono riuscite. Se volete andarle a vedere andate sul mio Instagram che troverete tutte le mie fotine. E stile marinaro hanno il color mucillaggio. Dai, oh marinero, 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 na, 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 marinero. Perché è un sacco che non faccio tutorial di nail art e questa mi piaceva particolarmente da farvi vedere, quindi se vi piace, se vi ispira, fatemelo sapere giù nei commentini che ve lo faccio. Sono le ore 6:41, infatti siamo leggermente stanchini in realtà, ma perché ieri poi siamo andati giù da mia mamma a lasciare di pesca, dai miei genitori a lasciare il cane pescolina. E quindi siamo tornati abbastanza tardi, siamo tornati a mezzanotte, una cosa simile. E dovevamo ancora fare le valigie. E dovevamo ancora fare la valigia, quindi rendetevi conto di com'è andata. Stamattina, tra l'altro io non mi ero ancora fatta neanche le unghie, quindi sono rimasta in piedi. Sì, così. Sono rimasta in piedi tipo fino alle 2 per farmi le unghie. Da qua. Sarà una vacanza molto breve in realtà, perché come sapete noi abbiamo già fatto le nostre ferie, le abbiamo già fatte a febbraio quando siamo andati in Thailandia, quindi questa in realtà sarà più una pausa finita l'estate, perché abbiamo fatto tutta l'estate praticamente a casa a vedere gli altri che postavano su Facebook che andavano al mare con un nervoso grandissimo, e quindi abbiamo detto ok, abbiamo passato tutta l'estate, siamo cotti marci, almeno un weekend ce lo dedichiamo e andiamo via 2 o 3 giorni. Questo weekend è condiviso con i miei genitori e mia sorella e i bambini, quindi insomma tanto tempo lo passeremo insieme con loro e quindi non vloggerò tutto il tempo ovviamente, però sicuramente qualcosina riuscirò a farvi vedere, anche perché il posto dove stiamo andando adesso è un posto per me e Fabio molto speciale, molto importante. Ho qualche fremo all'idea di andare e non vedo l'ora di andare, come i bambini. Cioè io tutte le volte, lo dico sempre, tutte le volte che devo partire, devo andare in un posto, specialmente in questo posto, ogni volta io non dormo mai, perché ho sempre quella frenesia di quell'agitazione di quando si parte, di quando si è bambini, no? Che non si dorme mai perché non si vede l'ora di partire, di andare, di fare. Uguale, io sono rimasta un po' bambina su questa cosa, sono rimasta molto bambina. E niente, noi ci vediamo dopo quando siamo arrivati, che così vi faccio vedere in che meraviglioso posto siamo andati. Your love, your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Siamo arrivati! Yeah! So che per tantissimi di voi vedermi in questo stato emotivo agitato non sarà normale, ma in realtà sono felicissima perché siamo appena arrivati. Fabio, dillo tu. A Rimini. Ma non è vero, dai! Cattolica. Yeah! Ora so che per molti la Riviera Romagnola non è niente di che, perché il mare non è bellissimo, perché per tante cose, ma per me Fabio la Riviera Romagnola è meravigliosa, lo dirò sempre, solo per l'ospitalità, solo per come si mangia. E poi non è vero che non è bello il mare, perché il mare a Cattolica vi assicuro che è molto bello,
Il problema è il fondale, che essendo scuro fa sembrare scuro anche l'acqua, ma in realtà è molto bella se tenuta bene. E cattolica per fortuna è sempre stata tenuta da Dio. Comunque io sono felicissima, e adesso vi spiego il perché sono così eccitata di essere cattolica. Perché io da piccolina venivo sempre qua con i miei genitori, ci venivo da quando ho 2 anni, e ho obbligato praticamente negli anni Fabio a venire con me, e per fortuna lui la adora, adora cattolica, e io sono felicissima di questa cosa. Quindi, top! Cioè, adesso vi faccio vedere un pochino fuori. Yeah. Oggi non c'è un gran tempo, in realtà, siamo stati un po' sfigati. C'è un po' brutto, c'è un po' nuvolo, c'è il sole che viene e va, non c'è un grandissimo tempo in realtà. Però a noi basta stare qua per essere contenti. E adesso ci cambiamo, ci mettiamo qualcosa di più comodo, anche se in realtà non so neanche se cambiarci, perché non è che fa caldissimo. E andiamo subito a fare una capatina in spiaggia, a mangiarci qualcosa, magari un bel bombolone di quelli belli romagnoli che ci sono qua. E poi vi aggiorno su tutto il resto, magari vi porto in spiaggia con me. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now I'm bet she smell like you. Everything discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Abbiamo preso le lettine d'oro, 2 lettine da Zain stamattina alle 10, 18 euro a mezzogiorno, l'ho voluto abbandonare. Perché c'è stato il diluvio universale oggi pomeriggio. Un temporale di quelli. Sì, sì. Tosti. Tosti, tosti. E oggi pomeriggio potevamo scendere ad usufruirlo perché si era fermato il temporale, ma ovviamente dopo la mangiata che ci siamo fatti non siamo neanche riusciti a svegliarci. Abbiamo fatto un riposino dall'1:30 dai 2. Alle 5. Alle 5. Ti presenti la biocco da quando ti fai i pranzi, i cenoni di Natale? Una roba così? Chiara russata con un cinghiale. Non è vero. Sei falso, non è vero. No. È meglio che sui rumori. Un rinoceronte. È meglio che sui rumori sto zitta. Perché sai che potrei smettere. No, ma io russo dal culo, cosa c'è? Cioè, ma io non posso sentire queste cose. Io russo dal culo. Ma lo fanno tutti, cioè. Tua moglie no. Ehi, di tua moglie non hai prove certe? Mai sentite, 9 anni. Ragazzi, dove la trovo? Ma dove la trovo? L'anno scorso è venuto lo stesso weekend, questo qua, che è quello del Gran Premio di Misano. E quest'anno, sì, no, c'è tanta gente, ma non vedo tanta gente. Per il Gran Premio il no. Gran Premio. Effettivamente no. Dovrava l'anno scorso, c'erano anche le ombrelline. Perché tu volevi vedere le ombrelline? Ma no, per dire che lì c'era una. Sì, si è già diventato rosso. Un'agenzia per le ombrelline del Gran Premio. Agenzia per le ombrelline del Gran Premio? Ma sì, c'era lì, erano lì ad abitare, a soggiornare. Ad abitare? Vabbè, insomma. Ragazzi, il cibo. Vedi, quando ti parte l'indice glicemico, poi ne riesci neanche più a parlare. E c'era, e l'anno scorso c'era, l'acqua era calda. Sì, ragazzi, vado giù con i piedi e va agghiacciante. Se tenete conto che l'anno scorso, quando noi siamo venuti qua, c'erano. Io ho fatto un video per mia sorella. Non avevo iniziato ancora a fare i vlog, ma io in realtà li facevo già con i miei parenti, per dirvi quanto ero già fissata con i video. E c'è un video di io che dico a mia sorella: Cinzia, sono arrivata la mattina, siamo appena arrivate e ci sono 28 gradi. Stamattina, i 28 gradi, ci sognavamo. Quindi mi sa che stasera cibo, che tra un'oretta praticamente, oggi abbiamo fatto una sessione di cibo e basta, quindi tra un'oretta mi sa cibo e poi magari giochiamo un po' a carte tipo nonni e poi si va a letto. Giochiamo a carte, non so, giochiamo al dottore, non so. No, giochiamo a carte.
sappiamo. Comunque io spero ovviamente che domani ci sia bello, almeno alla sera, perché c'è un locale meraviglioso qua, e qua mi rivolgo a tutti coloro che amano ballare il latinoamericano. Direttamente sulla spiaggia dove fanno latinoamericano, è stupendo, è veramente bellissimo. Tra l'altro si raggiunge via mare, cioè via spiaggia. Via mare, via la barca. Si raggiunge tramite la spiaggia. C'è il porto. E vabbè, si raggiunge tramite la spiaggia e vi assicuro che è bellissimo e la musica è stupenda. Per chi ama ballare quel posto lì è fantastico, però essendo all'aperto, se domani c'è brutto, Nisba anche lì. Quindi speriamo che almeno domani sia clemente il tempo. Potremmo informarci per andare alla baia sabato. Vedere che serata c'è. Sabato 9 settembre. Quindi ci sarà sbombato. Selezione provinciale Miss Mondo. No, c'era anche l'anno scorso. C'è che c'era... No, e ti ricordi che siamo entrati, che c'era lì, c'erano tutte le foto, la sfilata. Ah sì, è vero. Volevo farlo anch'io, volevo partecipare anch'io. Ragazzi, avete qualcosa da dire? Non potrei partecipare a Miss Mondo. Miss Mondo, come si chiama? Potrei fare Miss Mondo per la categoria curvi. Miss Mondolo. Miss Mondolo per la categoria curvi. E come si dice? Over. Chubby. Overage. Chubby. Overage. Fammi pensare che adesso andiamo incontro a. A giornate dalle 5 c'è buio. Piove, fa freddo. Cioè, Fabio era, tipo ne stavamo parlando anche prima, lui odia quando inizia l'autunno, quando inizia il periodo autunnale, mentre io adoro questo periodo qua, perché c'è bello freschino, inizia a coprirti, inizia a metterti le copertine. Anche prima, io è tipo 2 settimane che non riuscivo a dormire bene dal caldo che c'era dalle nostre parti. Oggi, essendoci fresco, abbiamo dormito da Dio e non ci capitava da tanto, ammettilo, ecco. Quindi, cioè, per me quando inizia, non dico l'inverno perché io sono una ultra freddolosa, quindi l'inverno lo odio, tranne il periodo di Natale, che adoro il periodo di Natale, però primavera e autunno per me sono le stagioni più belle in assoluto, perché inizia il periodo delle cioccolate calde, inizia il periodo dei telefilm, inizia a stare a casa, cioè io e Fabio diventiamo tipo 2 orsetti letargo, ammettilo. Abbastanza. Ci mettiamo praticamente quasi sempre sul divano, film, adesso perché abbiamo Netflix, quest'anno sarà la stagione dei film, e poi cioccolata calda o tisana. Più tisana in realtà. Sì, tisana, cioccolato. Io adoro la cioccolata calda, ma Fabio non vuole mai farmela. Non vuole mai mangiarla, condividerla con me. Dopo se non la condivide mi sento male. Quindi mi tocca bere la tisana al finocchio. Però è troppo bello, con i biscottini. No, buono. Io adoro quel periodo qua. Quanti di voi adorano come me l'autunno? Fatemelo sapere se qualcuno di voi non vedeva l'ora che arrivasse questo periodo, o se c'è invece qualcuno che vive dell'estate e odia questo periodo immensamente. E niente, noi adesso ci andiamo a lavare, che è il caso. Ok. Minchia. No, ci andiamo a lavare e poi mangiamo di nuovo, stavolta più leggero. Sì, rigatoni col granchio. No, fosse solo quello, lui si è preso il brasato al Barolo. Buono. Lui si è preso, io ho i rigatoni col granchio e il petto di pollo, ma non ho ben capito com'è. Scritto alla crema, ma non ho capito. Mentre Fabio ha come me i rigatoni e il brasato al Barolo. La crema liuccia e morbida. E con questo chiudiamo.